Claudio Aiudi, presidente WISP Roma alla fine degli anni 70. Un ricordo di Flavio Gasperini, scomparso in questi giorni. Flavio Gasperini, decano dei giornalisti sportivi italiani, caporedattore dell'Unità per molti anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. È stato uno dei fondatori dell'WISP a Roma. Ha dato sempre spazio a tutti, soprattutto a quelli che certe volte erano sport poco seguiti, anche perché la pagina sportiva di Unità, insomma, non era grandissima come altri quotidiani, cioè aveva poco spazio, e quindi per noi è stato un maestro, ecco questo, e dava spazio anche a una discussione intorno allo sport come servizio sociale, ospitando quello che scrivevo io qualche volta. Come veniva trattato lo sport? Probabilmente in questo senso va bene il termine avversario, diciamo lo sport agonistico, campionistico in quegli anni 70. Allora c'era una frangia di sinistra, non è un problema, stava anche nell'UISP, che noi accoglievamo, che era contro l'agonismo, e anche una frangia dei cattolici era contro l'agonismo. Loro vedevano lo sport soltanto come, loro dicevano, corri per la salute, se devi nuotare nuota per la salute, ma erano contro la competizione, e questo sviluppò un dibattito abbastanza importante. Quindi è stato uno, diciamo, illuminato, una persona che ha fatto molto per l'Unità proprio perché ha sviluppato queste discussioni. Ecco, se uno pensa all'Unità di quegli anni, pensa a sport come ciclismo e pugilato, sport popolari che stanno tornando ad essere popolari, Aiuti. Beh, guarda, hai citato uno sport e mi piange il cuore, perché con l'Unità organizzavamo il Gran Premio di Liberazione del 25 aprile fin dal 1946, e questa organizzazione vedeva Gasperini e Bomboni in testa, perché non era una cosa facile. Per organizzare il Gran Premio dell'Unità cominciavamo a settembre dell'anno prima, e anche il pugilato, devo dire una cosa molto bella, perché grazie a Gasperini portammo un ring nella scuola Giorgio Scalia di Prima Valle, questo se lo ricordano pochi, per insegnare la nobile arte ai bambini, perché è una nobile arte il pugilato, e lui ci ha dato spazio. Il giornalismo di Flavio Gasperini, guardando al giornalismo di oggi, quali differenze trovi, Aiuti? Che come capo della pagina sportiva interveniva pochissimo, e questo gliel'hanno anche rimproverato. Lui interveniva pochissimo perché dava spazio agli altri giornalisti della pagina sportiva e interveniva sulle cose salienti. Questo è un rimprovero che gli hanno mosso parecchie volte, che interveniva poco, ma lui era fatto così. Io parlo quando devo dire qualcosa, ce ne sono di giornalisti così. Grazie, Aiuti. Grazie a te.